Ehi hey da ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Siamo tornati con un nuovo vlog, veloce spero, come al solito. Questo perché recentemente non ho molto tempo, come già spiegato nello scorso video. Vorrei parlarvi velocemente di come andrà per i prossimi giorni, dato che finirà Xenoblade Chronicles. Io ovviamente ho già finito di giocarlo, registrarlo, montarlo, caricarlo, no, manca da caricarlo, ma mancano due parti. E come sapete Xenoblade Chronicles ho occupa, diciamo, un giorno tra due guide, ovvero metto un video Xenoblade, un altro video, poi c'è la pausa di un giorno, un video Xenoblade e così via. Ora, cosa succederà quando finirà Xenoblade? Niente, semplicemente lascio il buco di quel giorno, quindi torneremo praticamente a fare un giorno sì e un giorno no, questo fino alla prossima guida, prossimo gioco che faccio, insomma. Come già spiegato, non penso che farò un altro gioco che mi occupi del tempo extra oltre il video, perché semplicemente non ho tempo extra da occupare dopo il video. Cioè, per esempio, se prendete appunto Xenoblade, facevo il video, poi andavo magari come extra, andavo a fare le missioni secondarie, ad allenare i personaggi, robe così. Ora non posso farlo. Quindi diciamo che sto cercando sempre un'avventura grafica, un gioco con della bella trama, senza però che si debba giocare extra, perché non c'ho appunto tempo. Quindi fino a quel momento, quando finirà Xenoblade, si avrà un giorno sì e un giorno no il video. Poi, riguardo Blank Dream, abbiamo iniziato gli extra, che dureranno poco anche quelli, mi sa che altri due video li finisco. Dopo di ciò inizierò un altro gioco RPG horror, di cui non vi dico il titolo perché sinceramente non l'ho scelto neanche io ancora, quindi devo vedere un po' quello che c'è in giro. Ho un paio di nomi in testa da fare, però voglio vedere, diciamo, quello che mi aggrada di più in questo momento. E poi vabbè, no, niente, ci sono anche gli altri cosi, gli altri video normali. Adesso mi devo preparare diversi video per i prossimi giorni, perché molto probabilmente non ci avrò il tempo di registrare niente. Quindi insomma sono un po' incasinato, sì, e vai. Ultima cosa, prima di passare alle domande, è una cosa che non capisco sinceramente. Ovvero, recentemente sul canale, nel giro di, fate conto, una settimana, due forse, ho preso un bordello di iscritti. Vado a vedere praticamente cosa è successo negli ultimi giorni, vedo le visualizzazioni anche, e l'episodio finale e la parte extra finale di Niraoni, e vi parlo di Niraoni, un gioco che ho registrato nel 2014, mi sa, 2 anni fa, sì, 2 anni fa, è tipo esploso, cioè non lo so cosa è successo, ma a momenti supera le visualizzazioni giornaliere dei giochi che sto facendo adesso. Questo a partire dall'11 maggio, cioè se io vi faccio vedere adesso, non so se poi ve la metto, vi faccio vedere la scala delle visualizzazioni di Niraoni, cioè boh, è una cosa, boh, ma perché poi? Cioè, adesso io vorrei anche sapere chi si è iscritto, perché giustamente quando uno si iscrive, ti arriva l'email sul canale, sulla posta elettronica, che ti dice tale tizio si è iscritto al tuo canale, e su questo non, cioè, ho preso tipo 20-30 iscritti e non mi ha fatto vedere niente, boh, va bene. Quindi mi piacerebbe sapere chi e perché. Boh, io pensavo fossero bot, avete presente, no? Quegli account falsi e tutte robe così. Però se sono persone vere, va bene, benvenuti, ciao. In ogni caso ci stiamo avvicinando ai 1000 e devo preparare lo speciale dei 1000. Ma detto questo, iniziamo con le domande. Ovviamente non mi ricordo l'ultima domanda che avevo letto, però forse sono queste. Per esempio, Roberto Lapiana, l'hanno una curiosità, oltre alla modalità storia, fare la modalità versus dopo che avrai sconfitto tutti i boss? Questo è riferito ad Unlimited Crew Adventure, Unlimited Adventure, perché non lo riesco mai a dire? Gli ho già risposto di no, non la farò per il semplice fatto che non l'ho fatta per gli altri Unlimited Cruise che ho fatto, perché mi sembra una modalità inutile da far vedere sul canale, insomma. Sempre Roberto Lapiana, ciao Lan, avrei una domanda per il prossimo vlog. Per caso farei una serie survival di Minecraft? Allora, sto già facendo Paradise of Monster, che è una serie che abbiamo registrato tempo fa con Mr. Bob e altri amici, e sinceramente non lo so. Ogni tanto mi viene il pensiero, cacchio sì, voglio fare una serie normale, oppure una serie moddata, quelle con tutte le robe belle. E ogni tanto penso, però se la faccio cosa dico? Di cosa puoi parlare mentre fai magari una costruzione o qualcosa? Io poi non so niente.
Non lo so, a me piacerebbe farlo, però sinceramente adesso non mi sembra neanche il caso, cioè proprio no. Si vedrà in futuro comunque. Satoshi Pokefan, domanda per il prossimo vlog. Farai mai Penumbra Black Plug? Penso sia scritto male, no, è giusto, va bene. Potresti iniziare una serie su un fantastico picchiaduro Tekken. Potresti fare frequentemente Aimbred, amo quel gioco. Scusa per le tante domande, ok, tranquilli. Allora, prima di tutto, Penumbra Black Plug lo farò sicuramente. Adesso, non, se non è adesso, lo farò tra un po'. Anche perché sinceramente non l'ho neanche comprato ancora quel gioco, però devo prenderlo, lo voglio fare, quindi arriverà. Riguardo Tekken, non credo, cioè alla fine poi cos'è che c'è da fare in Tekken? Io c'avevo un gioco di Tekken per la Play 2, mi sa, è tipo un gioco vecchissimo. Lì c'era un po' di storia, dai, quello era abbastanza carino, però in genere non sono di quel tipo picchiaduro. Come si chiamano quei giochi? Con te hai un'arena con due personaggi e si picchiano così, insomma. Non mi piace molto quella roba. E riguardo Aimbred, non lo farò frequentemente per il semplice fatto che è un gioco breve, insomma. Cioè, non è che è un'avventura come per esempio Xenoblade o One Piece, quello è un gioco che magari giochi ogni tanto, tanto per svagarti e appunto rimarrà così, insomma. Adesso l'ho interrotto un attimo dal giocarlo perché non ho appunto tempo, e dato che Aimbred è un gioco a caso, voglio che i video che escano di Aimbred siano a caso, cioè proprio quelli senza senso, avete presente, no? Quando te dici questo gioco non ha senso, deve rimanere senza senso. Quindi diciamo, voglio metterci un pelo più di tempo nel montaggio e nella registrazione del video, insomma. Poi Sasha Kalugaru, Lan, puoi fare Unlimited World Red versione Arena? E lo farò, come ho già detto nel video, penso di averlo detto nel finale comunque di Unlimited World Red, o forse l'avevo detto in un vlog, non mi ricordo bene. Comunque lì farò il finale, solamente che mi serve del tempo perché voglio finirlo completamente, mi servono i personaggi forti, voglio fa appunto farvi vedere l'arena, e voglio vedere l'arena perché non l'ho neanche vista, e mi serve molto tempo per farlo tutto, insomma, tempo che al momento non ho. Tra l'altro c'è il sole, è iniziato a piovere, no, ma tranquilli. Detto questo, non c'è nient'altro, quindi io penso di concludere qui. Anzi, no, un'ultima cosa che volevo dirvi era riguardo la Let's Play con Mr. Bob che abbiamo registrato tempo fa. Attenzione, non è quella che registrammo 2 anni fa, che poi io vi ho detto ah bla 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 bla, ma è quella più recente, di cui non vi ho detto niente. Ecco, quella praticamente. Cos'è stato? Ok. E non uscirà perché praticamente. Cos'è? Cosa sta succedendo? Oh! No, 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 stacca, stacca, stacca!